Amici di Biancocelesti, ben ritrovati e come sempre da qualche settimana a questa parte andiamo a commentare la conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia della sfida contro l'Inter. Ma prima, ecco, di così parlare di questa conferenza stampa, io vi invito a mettere like a questo video, commentare se siete d'accordo con le mie parole, con quelle del mister e quant'altro, e poi soprattutto iscrivetevi al canale ed abbonatevi al canale di Noi Biancocelesti qui su YouTube. Conferenza stampa interessante, molto interessante, forse quella che mi è piaciuta di più, diciamo, da quelle di Tudor, perché ci sono stati degli spunti sia per quanto riguarda la partita di domani, ma soprattutto per quanto riguarda il futuro e anche il mercato. Innanzitutto, ecco, ti è stato chiesto che Lazio servirà per vincere contro l'Inter, e ovviamente la domanda di Tudor, la risposta di Tudor è stata: servirà una Lazio perfetta, perché andiamo in casa della squadra più forte d'Italia, che gioca un calcio bello, efficace e concreto. Stanno facendo un gran lavoro nella programmazione e nella crescita. Noi andiamo a fare il nostro meglio, ci servono ancora due gare per fare 6 punti, per definire la classifica e per definire l'Europa che dovremo giocare nella prossima stagione. Poi gli hanno chiesto: la scorsa settimana aveva detto che avevate lavorato il 20% sulla difesa e l'80% sull'attacco. Questa settimana invece le percentuali cambiano sempre, non c'è mai una roba fissa. Tu lavori e poi vedi che su qualche aspetto la squadra non ti piace in una gara. Ecco, io credo che questo determini il fatto come questa squadra sia ancora in costruzione. È chiaro che Tudor sta avendo un buon bottino di punti, però abbiamo visto come sia le prestazioni contro Monza e contro l'Empoli non siano state ottimali, e quindi si sta cercando di limare, anche se mancano poche giornate, quei difetti che abbiamo visto un po' durante tutta la stagione, soprattutto nella manovra offensiva, perché poi abbiamo capito come questa squadra dal punto di vista difensivo si sia inquadrato meglio, ecco, durante questa stagione, anche con Sarri, piuttosto che nel reparto offensivo, dove è stata parecchio deludente e dove si sono riscontrati maggiori problemi. Un commento su Inzaghi: ho già risposto, il calcio che stanno facendo, come stanno gestendo la crescita nell'arco degli anni, ha tanto merito dell'allenatore, la sua bravura fa la differenza. C'è sempre di dire che diciamo, la moda di dire che nel calcio europeo contano i moduli, e il modulo A4 è quello più europeo. Invece lui gioca 3-5-2, che non è però un modulo fisso, e gioca un calcio molto europeo, ecco, lui dice più europeo di quello non si avrebbe. Poi non ho mai capito cosa significa, sempre che in Italia non sia in Europa. Conta lo stile più che il sistema, il modo di approcciare, di andare, di organizzarsi con e senza palla. E poi le scelte dei giocatori, bisogna sceglierli. Loro a centrocampo hanno 3 numeri 10 che corrono, difendono, fanno gol e assist. Loro hanno scelto sempre i giocatori giusti, non si può a quei livelli scegliere giocatori non completi. Stanno facendo grandi cose, e questo è un po' anche il dettato che per il futuro mercato della Lazio, nel scegliere i giocatori giusti per questo tipo di calcio, che è un po' il calcio che vuole fare Tudor, ma più avanti c'è proprio una risposta specifica su questo tipo di giocatori. Poi dice, gli hanno chiesto: in cosa siete più vicini al calcio, all'idea di calcio di Tudor, e in cosa siete più lontani? Il top non c'è mai, un allenatore vuole sempre migliorare su quello. Le scelte sono importanti, come abbiamo detto tante volte. Conta avere giocatori forti. Il calcio fatto negli ultimi 3 anni è stato un calcio diverso da come la vedo io. Ci sono tante somiglianze, anche a me piace avere la palla. Lui si riferisce al calcio di Sarri, ma la differenza è sulle distanze. Era un calcio bello, anche quello dell'allenatore precedente, un calcio giusto, ma le distanze del mio calcio sono diverse. Il calcio si basa su certe cose, dove sono meglio certi giocatori. C'è questa diversità, che non vuol dire che tanti possono fare tutte e due le cose. Poi, come ho detto prima, bisogna finire al meglio queste gare importanti, che ci possono dare eventualmente ancora qualcosa in più, e quello si riferisce alla Champions, ecco, quindi magari ci crede, ecco, come giusto che sia, alla Champions League, Tudor. E poi, quando finisce, ci metteremo a programmare la prossima stagione con calma, lucidità, facendo le scelte giuste. Quindi, ecco, parla di diverse distanze, perché comunque Sarri amava una squadra che lavorasse magari su distanze più corte all'interno anche della metà campo offensiva. Tudor predilige un calcio in cui alcuni giocatori devono coprire molta distanza, molto campo, cosa che magari con Sarri non avveniva, perché tramite gli scambi, il possesso palla, il fraseggio si andava a rete. Invece Tudor vuole applicare un calcio più aggressivo, fatto di recupero palla magari molto alto e magari anche di verticalizzazione, e quindi di giocatori che rapidamente attaccano la squadra, l'area avversaria.
Poi gli hanno chiesto quanto pesa il derby perso alla luce del fatto che c'è una classifica che vede la Roma avanti. E se la prende un po' qui col collega, dice: quante conferenze abbiamo fatto? 15, 20. Lei mi ha fatto sempre, non mi ha fatto mai una domanda positiva. È un grande. Io l'ammiro per questo. È una bella cosa, era per ridere. Qui c'è stato, diciamo, un discorso abbastanza scherzoso, ecco, non c'è un tema, io l'ho sentita in diretta, quindi non c'era astio nella risposta, anzi è stato un dibattito, ecco, un dialogo molto incentrato sullo scherzo, ecco, sulla risata. Poi quante sono le partite in stagione? 38, 3 per 38 o 3 per 1 o 0, ecco come la vedo io il calcio, ci sono 38 gare, si tirano fuori le somme alla fine e si vede dove si arriva. Io il calcio lo vedo in questo modo, insomma lui ci fa capire come... Il punto che si differenzia tra Roma e Lazio non deve ricadere nel derby, ma in tutte le gare, perché in tutte le gare in cui la Lazio non ha fatto 3 punti si poteva andare a ricercare, forse su questa cosa ha ragione. Ecco, io magari più che sul derby forse penserei a Monza, che è una gara che tu fino a un minuto dalla fine, 2 minuti dalla fine stavi vincendo e che invece poi alla fine hai pareggiato. Luis Alberto, lui dice, Luis Alberto ha fatto la settimana normale ed è convocato, poi vedremo se gioca, ecco, qui non ci ha lasciato, ma poi andremo avanti, ecco. Poi è stato chiesto, la squadra ha vinto 2 volte con la Juventus, ma in questa stagione ha avuto, ecco, l'etichetta di avere difficoltà con le big, e lui dice, etichetta, è un'etichetta sbagliata dopo 10 giornate, non si parla in questo modo, abbiamo fatto 2 gare di primo livello con Juventus e Roma, e poi livello buono con Monza, 2 gare di primo livello contro Juventus, poi abbiamo giocato contro la Roma e poi di buon livello in trasferta contro Monza e Genoa, più le 2 di Coppa Italia contro Juventus. Quindi ecco, lui dice non ci sono state soltanto le gare del derby e quella con la Juventus, ma ci sono state anche quelle con Monza e Genoa che sono state molto importanti, di grande livello. L'analisi è sbagliata dal punto di vista delle difficoltà. Se lei inizia con questa premessa, per me è sbagliato. Noi abbiamo affrontato queste gare qua e mi dice che abbiamo giocato contro tutte piccole. Genoa e Monza fuori casa sono gare difficili, hanno fatto un grande campionato e hanno fatto le stesse nostre cose, ecco, sono state partite toste, si va là e si prepara la partita allo stesso modo. Io la preparo così: se vuoi fare il meglio possibile si guardano le cose concrete, senza calcoli, senza etichette, senza pregiudizi, senza programmazioni, senza tabelle. Questo è il calcio che va vissuto. Poi la sua domanda parla di calcio diverso, di opinioni, di chiacchiere, di etichette, un calcio un po' così. Domanda perfetta e perfetta, anche lei parla di un altro calcio. Ecco, quindi da questo punto di vista Tudor è andato un po' a dire come il calendario non era così semplice come vogliono far credere, e che la Lazio abbia fatto male contro la Juventus in Coppa Italia nella gara di andata e contro la Roma, ecco, ma ci sono state tante altre gare che sono di pari difficoltà, che hanno determinato anche questi punti, ecco, e quindi ecco, non è stato così semplice arrivare. Ruolo di Saxen, e qui mi sembra il tono con cui è stato parlato, mi sembra un po' mezzo addio a questo giocatore, perché onestamente più che quello che dice è come l'ha detto. Lo stimo tanto, è un ragazzo con doti interessanti, fisiche e mentali, dal punto di vista della voglia di fare, di crescere e di imparare. Quello italiano non è un campionato facile, ma lui ha prospettive, più giocando in 11... Però si gioca in 11, io faccio 5 per il meglio della squadra e del club. Ci sono anche altri giocatori, tutti possono mostrare domenica dopo domenica, fa parte di questo sport. La stima c'è, poi il futuro lo vedremo insieme. Ecco qua, anche come l'ha detto, è più che quello che ha detto. Si cresce, si cambia, qualcuno scende e qualcuno sale. È il bello e il brutto di questo sport. Insomma, da questo punto di vista mi sembra anche forse chiaro, ecco, anche alla luce della trattativa che sembra andare a buon fine con Ciauna, che Isaksen possa magari andare in prestito oppure magari lasciare la Lazio nella prossima stagione. Ecco, questa è un po' la mia sensazione che è determinata da come ha detto queste parole, ecco, in questa situazione. Provedella o Mandas? Domani gioca Provedella, ha detto, il portiere Provedella è il primo portiere, domani torna. Mandas ha fatto molto bene, siamo contenti, però Provedel è il primo portiere, è stato fuori, stava tornando e domani andrà in porta. Poi gli è stato chiesto dove può migliorare Camada, e qui ci dà anche un'ulteriore indicazione di mercato. Con lui parlo poco, non per la lingua, perché l'ho detto l'altro giorno che sta migliorando anche in quello, anche con l'italiano. Sta facendo sempre le cose giuste, come con i bambini a casa che sono buoni, ci si dedica ad altri. È una macchina, in senso positivo, non sbaglia niente, ha un cervello pazzesco, collegato con doti e talento. Può fare tutti i ruoli del centrocampo, ruba palla e ti porta avanti. Per questo lo stimo, è una bella scoperta per me in questi 2 mesi. Quindi
diciamo che per la prossima stagione Tudor ha messo al centro del progetto Kamada, ecco, speriamo, ecco, che questo progetto parta con le premesse giuste, perché Kamada diciamo ha ancora, ecco, il suo futuro non è stato svelato, anche se ci sono indicazioni positive, però ecco, questo è sinonimo del fatto come Tudor pensi che Kamada sia il futuro di questa società, ecco, da questo, della sua squadra. E poi gli è stato chiesto come arginare la mancanza di fisicità della Lazio anche nella prossima stagione nel calciomercato, ecco, si è parlato di futuro e di che prototipo di giocatori servono, e vi faccio sentire la risposta, ecco. Ma non si tratta solo di centimetri quando si parla di questa roba, si parla di gamba, si parla di motore, no? Come piace dire all'allenatore, motore di potenza, no? Di accelerazioni, di velocità, di duello, non sono centimetri, ecco, ma è una cosa naturale, perché se andiamo a vedere la Premier, che è la Liga che è tre punti davanti a altri, tu vai a vedere le e sembra che vanno a velocità, perché sono più veloci, non sono più alti, sono più veloci, più potenti nelle accelerazioni. Questo è il calcio dove va. Però quelli che sono veloci e sono bravi costano tanto, per questo che vanno tutti in Premier, ecco, non è un segreto, ecco, perché ecco, ma questo è un dato di fatto, di se si vedono i dati di corse di corse di alta velocità, si arriva ora alle gare che si fanno 130 km le squadre di alta velocità, non so quanti metri, ecco, e si collega con calcio degli anni 90, c'è una percentuale pazzesca, cioè la via è quella, ecco, la via è quella, lo dimostrano ogni domenica, ecco. Non è facile scegliere e trovare quei giocatori, come detto, perché li vogliono tutti, ecco. Nessuno vuole uno che va a due all'ora e non sa niente, ecco. Bisogna essere bravi di scegliere nel mondo, no? di questi tipi di giocatori, perché ecco, calcio sicuramente andrà sempre di più in quella direzione, ecco. Insomma, questo ci dà un po' l'identikit che abbiamo visto ritrovare anche nel calciomercato, perché i nomi che si stanno facendo in questi giorni, c'è Gosens, ma voi anche quelli che sono usciti in passato come Doig, come Holm, sono giocatori che hanno grande fisicità, ma non come struttura, ma come intensità, come velocità nello scatto, ecco, che coprono lunghe distanze a una velocità molto breve. E questo è un po' il calcio che vuole Tudor, e bisognerà trovare gli interpreti giusti. Ecco perché, ricollegandomi alla domanda di prima, per quanto riguarda Isaksen, questo mi sembra un po' una sorta di addio, però poi vediamo come si svolge il mercato, perché è chiaro che Chauna e Isaksen hanno lo stesso tipo di ruolo, ed è chiaro che l'arrivo di uno magari determina anche l'addio dell'altro. Poi però andiamo anche a altre situazioni dove ci ha detto altre cose interessanti, ecco. Lui parla, poi gli hanno chiesto del calendario, visto che comunque ci sarà un'appendice, quella di Fiorentina Atalanta, di Atalanta Fiorentina. Dice: è chiaro, ne abbiamo già parlato, non è una cosa normale, finisci il campionato e devi aspettare una settimana, spero non succeda in futuro, ma non per avvantaggiare noi, ma per essere più regolari, non è bello per nessuno e penso che chi decide se ne renda conto. Poi gli hanno chiesto come stanno Ghila e Guendouzi. Stanno bene, sono tornati, Matteo è diventato papà e si è allenato poco, vediamo oggi di scegliere bene, di scegliere quelli giusti, tutti si sono allenati bene e vedremo domani. C'è una partita difficile di corsa e tanto sacrificio. Serviranno 16 giocatori che danno l'anima per rendere qualcosa, per prendere qualcosa da questa partita. Ed infine, ecco, la chicca finale. Ecco, gli hanno chiesto Pellegrini, il ruolo, stanno sta ritrovando spazio. E lui dice: no, domani gioca. E gioca anche Rovella. Due nomi ve li do, gli altri non ve li do. Ecco, qui però... Se Tudor dice le cose, non crediamo che ci abbia dato magari delle indicazioni sbagliate. Pellegrini gioca, Rovella gioca, il pensiero è che magari non possano giocare uno tra che Luis Alberto possa partire dalla panchina, perché dopo le parole che ha detto su Kamada vedo Kamada in campo. Kamada potrebbe essere magari avanzato nei due tre quartisti, faccio un esempio, e magari ci potrebbe essere Rovella, Guendouzi con Kamada e Zaccagni dietro la punta, oppure
fuori Guendouzi, Rovella e Kamada, anche se mi sembra un centrocampo poco strutturato in confronto all'alta intensità dell'Inter, però potrebbe essere con Luis Alberto e Zaccagni, anche se poi Luis Alberto e Zaccagni spesso e volentieri hanno ricoperto la stessa zona di campo, ovvero quella di trequartista sul lato sinistro. Ecco, quindi un po' questa indicazione mi ha un po' così, come si dice, messo da interpretare questa formazione, perché c'è anche l'idea della formazione che Tudor vuole mettere in campo per la giornata di domani contro l'Inter. Finisce così la conferenza stampa. Io prima di salutarvi vi dico, ecco, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale di Noi Biancocelesti, commentare questo video, mettere like e chi vuole può abbonarsi. Vi do appuntamento a domani per Inter Lazio e come sempre lascio, come alla fine di ogni mio video, io vi lascio con il mio Forza Lazio.